Da soli. Come hanno fatto a spostare gli oggetti senza far vedere le Gli oggetti prendono vita con un poco di fantasia. Il video mi ha portato allegria perché quando le sete camminavano mi ha fatto ancora più ridere. Ci sono delle cose proprio che non mi piacciono tanto. Poi mi ha messo un sacco di ansia e poi mi ha messo solitudine e... Le sedie sembrano un treno e poi si nascondono. Mi è sembrato di vedere una tana con dei con la tana dei conigli. Ciao! Ciao, ciao, guarda cosa ho io. Io ho dei nastri colorati, ora te li mostro. Invece io ho delle pietre colorate, ora te le mostro. Qui ce ne hanno quei rotoli di cotone, tutto belli, tutti colorati. Ce l'hanno pure quei legnetti, pastelli che tipo temperavano, con i colori. E c'era l'ombra di un bambino. Il magico cotone trasforma i tronchi in pastelli colorati. Le matite di legno, anche se sembrano più grandi di me, però viste vicino alla bottiglia sembrano più piccole. Alla mamma con il figlio perché c'è sempre una cosa grande e una cosa piccola. Cose si muovono da sole, c'è un immaginario, ma che cos'è? È una casa, è una capanna di Gesù. Stiamo tutti sulla spiaggia a festeggiare il mio compleanno. Ciao, io sono il coniglietto, mi nascondo tra le pagine del libro. Giochiamo a nascondino, venite a trovarmi. Sul libro mi fa stare bene perché ci posso scrivere tutto quello che voglio. Ah, che paura! Ci sono i fantasmi! Sono scappati già tutti! Coniglietto, coniglietto, scappa anche tu! Scappa nella foresta bianca! Speriamo che non ci trovano!